al potere. Grazie, buongiorno a tutti, grazie di essere qui. I miei auguri al presidente della stampa estera di buon lavoro, la sua prima conferenza stampa. Ci fa piacere che sia con noi, col Movimento 5 Stelle. Siamo a 60 anni dai trattati di Roma e in questi giorni ci sono delle celebrazioni a Roma che non vogliamo si trasformino in una costosissima passerella per politici. Abbiamo capito che gli attuali capi di governo non hanno un'idea di Europa, non riescono neanche a mettersi d'accordo sulla dichiarazione da firmare sabato, non riescono a trovare un'intesa sulla dichiarazione che devono firmare sabato, e a tal punto non sono d'accordo che anche quello che è stato un argomento di cui sappiamo ben poco, quella dell'Europa a due velocità, è stata esclusa dalla dichiarazione che devono firmare. Questo stando alle indiscrezioni, poi vedremo il documento definitivo. In generale anche quello con cui si riempiono la bocca ogni giorno è diventato un tema ostico su cui non riescono a trovare un accordo. E quindi noi oggi vi presentiamo La nostra Europa, un libro che racconta la nostra idea d'Europa e con cui vogliamo dare un contributo anche a quelli che in questi giorni discuteranno di Europa in occasione delle celebrazioni di questo trattato. Prima di tutto, un'Europa più democratica. Che cosa significa? Che la politica monetaria deve diventare democratica. L'euro non è democratico. Si può entrare nell'euro, in alcuni casi si è costretti ad entrare nell'euro, ma non si può uscire dall'euro. Noi vogliamo prima di tutto che ci siano delle normative giuridiche e economiche che consentano ai paesi di uscire dall'euro democraticamente, perché magari intendono lasciare l'eurozona. E allo stesso tempo delle clausole di opt-out permanente che non costringano alcuni paesi a dover entrare nell'unione monetaria perché sono nell'unione politica. È un tema fondamentale questo, che può anche rafforzare la moneta unica, perché a quel punto tutti gli stati che ne fanno parte sono degli stati volontari, non sono degli stati senza via d'uscita, senza alternativa. E questo è uno dei primi punti. Voi sapete bene, l'abbiamo detto più volte, lo diciamo dal 2013, che in Italia per noi serve un referendum sulla moneta unica. Molto spesso quando noi proponiamo il referendum sulla moneta unica ci dicono che il referendum sia anticostituzionale. In realtà non è vero, perché la nostra proposta passa per una proposta di legge costituzionale che istituisce un referendum consultivo che chiede agli italiani se vogliano restare in questa moneta unica, in questa unione monetaria, o vogliono individuare nuove strade. E questo per noi è fondamentale, sarebbe auspicabile in tutti i paesi dell'Eurogruppo, perché in questo momento l'Eurogruppo è in forte crisi non solo per le parole villane di un presidente di un Eurogruppo che rappresenta quell'establishment europeo che prima ci ha impoverito e adesso ci umilia anche dicendo che siamo quelli che spendono soldi in donne e alcol. Una cosa inaccettabile. E è inaccettabile anche che paesi importanti come la Germania non abbiano detto una parola su queste esternazioni vergognose. Ma l'Eurogruppo, se veramente vogliamo continuare a sancirne una sua legittimità, ha bisogno di un check, ha bisogno di un tagliando, e questo tagliando lo devono fare i cittadini. Quindi questo è nel nostro programma di governo ed è un nostro impegno che abbiamo preso con i cittadini, chiedergli se vogliono restare oppure no all'interno della moneta unica. Ci vuole un'Europa che non sia ancora un'Europa ipocrita. Non possiamo più tollerare la presenza di paradisi fiscali all'interno dell'Unione Europea. Noi siamo quella forza politica che in Italia chiede una legge che impedisca alle aziende italiane o sul suolo italiano che prendono soldi dallo Stato italiano di andare in altri paesi europei. C'è un esempio di cui vi porto a conoscenza, che è la Keyflex Lombarda, che è un'azienda che ha preso 12 milioni di euro di fondi pubblici dal Ministero dello Sviluppo Economico e li ha utilizzati per sua stessa missione per implementare uno stabilimento in Polonia. Il risultato, adesso sta licenziando 180 dipendenti in Lombardia e sta implementando uno stabilimento lì. Ma non è solo questo, è anche il fatto che paesi come l'Olanda, il Lussemburgo e l'Irlanda si atteggino a dei veri e propri paradisi fiscali e stiano consentendo a multinazionali di arricchirsi e soprattutto di fare
concorrenza sleale nei confronti delle imprese oneste di tutta l'Unione Europea. Quindi, se vogliamo parlare di un'Unione Europea che deve cambiare, la democraticità della moneta e la correttezza della tassazione e della pressione fiscale sono alla base. Poi c'è il tema delle banche. Nella nostra Costituzione, all'articolo 47, c'è scritto che la Repubblica tutela il risparmio, non le banche. E questo principio deve ispirare anche l'azione europea nei confronti delle banche. Non andremo da nessuna parte con direttive che ci impongono il bail-in. E allo stesso tempo normative europee che non hanno ancora separato le banche di credito da quelle di speculazione finanziaria. Un Glass-Steagall Act che permetta la separazione dei due regimi bancari. Non andremo da nessuna parte finché la BCE non inizierà, insieme a delle normative europee stringenti, un serio controllo sul credito per evitare i clientelismi. Le nostre banche vanno male non perché ci sono stati solo dei manager che hanno utilizzato quelle banche in maniera abbastanza disinvolta, ma perché molto spesso le banche erano dei partiti e quei partiti erano anche nei consigli europei, nella Commissione europea, ci sono stati per anni. Quel partito della sinistra che ha spolpato MPS ha avuto un presidente della Commissione europea. E in tutti questi anni non abbiamo assistito ad una stretta sul controllo del sistema creditizio, un vero sistema di controllo sul credito. Abbiamo imposto dei parametri come Unione Europea, tra cui quelli di Basilea, che hanno ammazzato le imprese, ma non hanno fermato le speculazioni. E poi noi chiediamo che se abbiamo veramente uno strumento come la BCE possa acquistare titoli di Stato degli Stati in crisi e quindi abbia la possibilità di stabilizzare economie che non sono in queste condizioni solo per colpa dei popoli di quegli Stati, degli Stati in difficoltà. Sono in queste condizioni anche perché si sono imposti dei parametri che non erano compatibili con tutti i paesi dell'Unione Europea. E quei parametri hanno aumentato le disparità sociali ed economiche. E su questo introduciamo un altro tema che è l'articolo 81 della nostra Costituzione, che ha portato in Costituzione il Fiscal Compact, che è una cosa che in questo momento sta tenendo in ostaggio la nostra economia. L'articolo 81 della nostra Costituzione è in conflitto con i principi fondamentali della nostra Costituzione. E non lo dico soltanto io. Se andate a vedere le ultime sentenze della Corte Costituzionale sull'articolo 81, troverete che la Corte Costituzionale ha espresso dei principi importanti come quello di poter derogare alla rigidità di bilancio nel momento in cui si devono assicurare dei servizi essenziali ai cittadini. Cioè il pareggio di bilancio non può essere una ragione per cui si tolgono ai cittadini i servizi essenziali e nel caso specifico questa sentenza riguardava i servizi scolastici. Nel nostro programma di governo l'articolo 81 va rivisto. L'articolo 81 della Costituzione oggi non ci consente di fare investimenti e non possiamo ripagare il debito. È inutile che qui qualcuno ci venga a chiedere di ripagare il debito facendo solo spending review. Sulla spending review, per carità, guardate i nostri comuni, nei nostri comuni noi abbiamo abbattuto il debito pubblico ovunque. Anche qui in questa città da solo 9 mesi abbiamo già tagliato 40 milioni di euro di sprechi, ma negli altri comuni abbiamo abbattuto anche del 50% il debito di quei comuni. E questo significa liberare risorse e dare più respiro ai cittadini. Ma non possiamo pensare che un paese come l'Italia possa abbattere il debito senza fare investimenti. Poi voi mi verrete a dire, ovviamente, vi abbiamo dato flessibilità, ma le avete spese in bonus e le avete spese in iniziative elettorali. È vero, vi do ragione, e per questo vogliamo mandare a casa quelli che hanno sperperato le risorse pubbliche e la flessibilità, anche le occasioni di flessibilità che abbiamo avuto anche in una congiuntura economica favorevole. Ma detto questo, noi sappiamo bene quali sono i settori moltiplicatori economici di questo paese. Dall'energia alla sicurezza del territorio, all'edilizia sostenibile, alle ristrutturazioni edilizie, quelli sono settori in cui vogliamo fare investimenti, ma non potete chiederci di fare investimenti esclusivamente con i soldi della spending review. Dobbiamo fare investimenti anche a deficit per fare gettito e ripagare anche una parte del debito, un debito che passeremo ai raggi X una volta al governo, in cui vogliamo trovare tutte le responsabilità. E in questa responsabilità ci sono anche le responsabilità sui derivati, che
che per anni abbiamo chiesto i contratti dei derivati che sono segretati e che non ci hanno mai dato come gruppo parlamentare. In generale noi siamo molto preoccupati anche di una cosa, poi lascio spazio alle domande, non voglio dilungarmi ulteriormente. Noi probabilmente, purtroppo, in Italia andremo a votare nel 2018. Avremmo auspicato delle elezioni prima, giugno 2017, ma purtroppo ci ritroviamo con una classe politica che deve sistemarsi qualche problema personale. Devono prendersi la pensione a settembre. Ieri ci hanno bocciato la nostra proposta di eliminare lo scatto di pensione a settembre 2017. Devono salvare qualcuno dalla decadenza, vedi il caso Minzolini al Senato. Devono sabotare un po' di inchieste della magistratura. La riforma del codice penale e del codice di procedura penale è inquietante. Si tolgono il 50% delle risorse alle forze dell'ordine per le intercettazioni telefoniche, forze dell'ordine e magistratura, e si vieta l'intrusore informatico per quelle che sono le questioni, per le inchieste di corruzione. Perché? Perché devono impedire che scattino altre inchieste come Consip, Mafia Capitale, Trivellopoli. Ma proprio perché si va a votare nel 2018 in Italia, l'Italia sta pensando a un piano B sull'euro, visto che si vota prima in Francia e anche in Germania, e queste elezioni potrebbero influenzare le scelte di grandi paesi nella politica monetaria? Qualcuno sta pensando al Ministero dell'Economia o al Ministero dello Sviluppo Economico o al Ministero per le politiche europee all'eventualità che in Francia vincano forze politiche che poi staccano la spina all'euro? Qui nessuno ci sta pensando, tutti ci chiedono: ma voi siete contro l'euro? Qui il punto non è più Movimento 5 Stelle contro o a favore dell'euro, qui il punto è: l'Italia potrebbe ritrovarsi in una crisi dell'Unione Monetaria tra poco, non perché l'ha scelto, ma perché l'hanno scelto altri popoli e altri paesi, e hanno le loro ragioni e prenderanno le loro decisioni gli altri stati. Ma noi non abbiamo un piano B, e anche questo. E anche di questo si poteva parlare in occasione di queste celebrazioni, perché se, altrimenti queste celebrazioni si trasformeranno solo in una costosissima passerella. Quindi l'occasione nostra di dibattito su questi temi oggi, il dibattito anche che avremo con noi, vuole essere anche un'occasione per questa classe politica che in questi giorni si appresta a discutere di Europa in maniera ipocrita. Speriamo che i capi di governo rinsaviscano, io non ho nessuna speranza. Ma se dovessero rinsavire, inizino a discutere di questi temi qui, i temi che noi abbiamo messo sul tavolo e che sono ormai dei temi che si devono affrontare. Non possiamo neanche più pensare al fatto che siccome in Francia si va a votare in estate e in Germania si va a votare in autunno e in Italia a febbraio, allora dobbiamo rinviare i temi alla primavera del 2018 perché altrimenti Merkel è in difficoltà nella campagna elettorale delle politiche tedesche. Non possiamo pensare di basare tutta la politica europea su questo. Noi abbiamo le idee chiare su molti punti e siamo disposti al confronto su tanti altri. Ma sia chiaro, deve essere un confronto vero, che non si tenga sulle portaerei a 20 milioni di euro al giorno, come hanno fatto Hollande, Merkel e Renzi qualche tempo fa, che non si tenga nelle sale dove si tengono le cerimonie e gli aperitivi, ma un confronto serio ai tavoli dell'Unione Europea, lì dove si devono discutere le cose. Sergio Battelli prima diceva che l'Italia non deve diventare il campo profughi dell'Europa e ha ragione, anche perché da quello che sta avvenendo in queste ore, in questi giorni al Parlamento Europeo, sappiamo che l'intenzione della maggioranza delle forze politiche europee è quella di restringere ancora di più i parametri del regolamento di Dublino, costringendoci ancora di più a tenere su suolo italiano tutti i migranti che mettono piede per la prima volta sul suolo italiano, anzi in alcuni casi vengono addirittura riportati in Italia e abbiamo delle grandi sanzioni in base alle modifiche che stanno facendo e individuano una quota per la quale si può cominciare a distribuire in quote che è ridicola, il 150% di un algoritmo che non farà nient'altro che costringere ancora l'Italia ad occuparsi di tutti i migranti che arrivano in Europa, però in quel caso arrivano in Italia, l'Europa se ne frega. La distribuzione per quote, la mancata distribuzione per quote è il più grande fallimento dell'Unione Europea. Abbiamo dato miliardi ad Erdogan e non siamo stati capaci come paesi europei invece di attuare una vera solidarietà tra stati rispetto a fenomeni migratori che abbiamo causato anche con le politiche estere aggressive
un'Unione Europea e di Paesi membri che, sebbene il colonialismo sia finito da un po', hanno ancora degli atteggiamenti troppo aggressivi. Grazie. Grazie. Allora i nostri ospiti chiedono che le domande siano sul tema Europa per questa conferenza stampa, dunque non possiamo obbligarli a rispondere su altri temi. Iniziamo con Gustav, lì al centro. Grazie. Gustav Hofer, Arte TV franco-tedesca. Voi oggi presentate il libro. Un libro sull'Europa e mi chiedevo se ci avete questo libro perché io ho avuto solo 15 pagine, per cui se c'è possiamo avere questo libro. Questa è la prima domanda. Poi nel capitolo del budget 5, sono 15 righe e fra queste 15 righe chiedete l'abolizione dei finanziamenti destinati alla propaganda UE. Fra parentesi, propaganda contro la Russia, fake news e altro. Stiamo discutendo sulle elezioni di Donald Trump negli Stati Uniti e il valore che hanno avuto i fake news sulle elezioni di Donald Trump. Per cui chiedo perché secondo voi è una buona idea togliere quel poco budget che l'Unione Europea